La Scherma a Siena nasce con l'Accademia di Scherma nel 1924 come attività prettamente sportiva. Nell'anno 66-67, quindi in quella stagione agonistica, poi c'erano stati contatti con il CUS e praticamente i due sodalizi si uniscono dando vita alla sezione Scherma del CUS attuale. Scherma innanzitutto è uno sport di combattimento e evidentemente è uno sport individuale, ma si svolge anche a squadra con la modalità a staffetta. Dal punto di vista psicofisico è uno sport molto interessante perché ti permette l'autocontrollo del corpo e soprattutto il confronto psichico con l'avversario. Qui al CUS Siena a Scherma facciamo un'attività che parte dai più piccoli e prendiamo dei ragazzi anche che hanno a volte meno di 6 anni. È evidente che in questa fascia di età è molto importante fare un lavoro di gioco, un lavoro in cui i bambini si avvicinano alla nostra attività in maniera progressiva, si avvicinano giocando con strumenti diversi che non sempre chiaramente sono legati alla scherma e piano piano introduciamo anche i fioretti e le maschere, quindi gli elementi che contraddistinguono la nostra attività.